Resident Evil. Qui prevedo magagne e se qui i miei due amici non sono passati perché era chiuso. Fammi almeno cambiare scenario. Non vedo un ca. Ma potevano farli camminare mentre. No. Arca, mentre vai avanti cammini e miri. Tacci tu a Capcom. Guarda come mi saltano addosso. Come si chiude il marchingegno, la porta dietro e come mi arrivano i cani addosso. Mi salta fuori qualcosa. Un volto di pietra con un foro al posto degli occhi. Un volto di pietra con fori al posto di occhi, naso e bocca. Niente battute per cortesia. Un volto di pietra con un foro al posto del naso. Un volto di pietra con un foro al posto della bocca. Ripeto, niente battute. O forse sì, magari nei commenti, che ne so. Allora, io che ci posso fare con sti fori? Con. Cioè, una cosa si può fare, però. Io ho paura a cambiare scenario. È sera, io sto giocando a sto gioco. Perché? Perché c'ho solo questo tempo qui, io. Una tomba. Mi schiaccerà? Un libro è incastrato nella rientranza. Non posso portarlo, quindi cazzi tua. Non è possibile. Aspetta, non ho controllato il fuoco qui. Le fiamme si agitano violentemente. Non è cambiato nulla. La mappa che mi dice che ci sono delle scale e questo è l'unica cosa. Io non so che fare. Sono entrato, adesso esco. Qui ci sono i proiettili. C'è possibile che io debba utilizzare tutte le munizioni perché. Ma no, dai. C'è qualcosa che non quadra. Io in questo momento ho aperto soltanto un passaggio. Vado a cercare che cosa devo fare e poi arrivo. Allora, sono tornato qui dove c'era. Dove c'erano le munizioni. E vediamo un po', proseguo e vediamo un po' che succede. Questo secondo me si rialza, ma forse era quello che avevo ucciso. Dall'altro lato. Qua c'è la pianti due piantine che non posso utilizzare. Allora, non so se. Boh, non lo so. Andiamo avanti. E se non fosse la chiave di questa porta? Vado a vedere il video dell'episodio scorso perché non mi ricordo una cosa. Allora, la chiave non mi diceva se aveva l'emblema del. Del. Cos'è? Del. Scenari di un elmo, ok. Quindi è con tutta probabilità che la chiave non apra questa porta. L'emblema però
Ci sono posti che non ho ancora controllato, mi sembra strano, eh? Devo controllare più spesso la mappa. Allora, facciamo così, prendiamo la strada più lunga. Tanto ormai piantine ce ne sono in giro. Ce ne sono proprio. Ma vediamo se... No. Qui... Dall'altro lato. Allora. Ah, giusto, questo qua non era morto. E non lo uccideremo. Però magari andare... Ah no, di là c'era l'ascensore che non mi diceva niente di interessante. Però sti cazzi, andiamo a vedere. Dovremmo pure ucciderlo quello zombie. Mo dov'era? Eccoti! Ok. Bravissimo. Ora stai per terra. Armatura. Così abbiamo strada spianata. E nessun problema. Qui c'è un ascensore. Non sembra possibile accedervi da quanto... Da questo piano. Ah no, mi sa che era inagibile. Cioè, non, era chiusa la porta qui. C'era l'emblema di una spada inciso sulla serratura. Oh boia! Questa è chiusa, questa è chiusa. Questa è l'unica aperta che ci fa andare via. Qui siamo tornati. Devo trovarlo. Devo trovare qualcosa. Facciamo una cosa. Una cosetta. Ah, ci sono rientranze ottagonali a destra e a sinistra della porta. Ah no, pensavo per. Ancora. Oh! Credo sia ottagonale, però. Nope. Allora, ho rimesso a posto l'emblema che c'era qua. Così almeno ho uno slot. Non pensavo di poterlo fare. Torniamo al cimiterone e andiamo a prendere il libro. Ok, eccomi qui. Allora, adesso però posso raccoglierlo. Io mi metto qui. Libro della maledizione. Che bello, che bel nome. Pom! Quel coso casca. È inutile, dai. Facciamo esamina. Libro della maledizione. Si intitola Libro della Maledizione. Grazie. Ti apri? Strano. Oh, una chiave. C'è una chiave conficcata nel retro di copertina. Rimuoverla, sì. Chiave della villa. Libro della Maledizione. Quattro maschere che sono quelle che abbiamo dietro. Una maschera è muta. Una maschera non ha olfatto. Una maschera è cieca. Una maschera è muta, cieca e senza olfatto. Come il mio naso perché sono raffreddato. Quando le quattro maschere saranno state collocate nel posto giusto, il male si risveglierà. Quindi io perché dovrei risvegliare il male? Il male probabilmente o uscirà da questa tomba, da questa... Non mi viene più il nome. E tomba. Oppure mi casca addosso. Quindi io sto qui. Rasento i muri. Ok.
Vediamo se la chiave della villa apre questo. È chiusa a chiave dall'altro lato. Porca troia. Però vediamo questa. Esamina. Chiave della villa. Aia. Non c'è niente di insolito. È una semplice chiave. Oh! C'è un emblema. Presenta un'incisione a forma di spada. Oh, finalmente possiamo aprire qualche porta. Allora. Chissà però se le strade sono pulite di nuovo. O se non ho fatto scattare qualche bestieria. Allora, proviamo subito. Adesso io non mi ricordo quali erano le porte. Elmo, ok. Qui non c'era altro. Allora, vediamo. Qui c'è il cimiterone. Qui sono mai stato? Qui? Ho usato la chiave spada. Zan zan zan. Però io ripeto, i miei due amici che fine hanno fatto? Pianissimo. Cioè non è un bene andare piano in realtà, perché altrimenti ti crei ansia da solo. Se vedevo qualcosa... Si è piantato per un momento, eh? Non sono stato io. Qui sembra non esserci niente di utile. Se c'è un fusaglie. Qui c'è una porta. Vediamo la mappa. Allora, porte chiuse. E una porta da aprire. Ci sarà qualcosa più avanti. Allora... Tra l'altro c'ho ancora la chiave, non posso raccogliere niente. Quella porta è chiusa, però magari c'ho l'emblema. Cioè c'ho la... no, armatura. Armatura, elmo e spada. Qui c'è un bel vetro rotto. Quindi può essere che ci sia qualcosa. Questo... Ovviamente non si può portare. Dall'altro lato. E io penso di essere arrivato in fondo quasi. Prepariamoci perché secondo me qui si salta. Faccio pausa un attimo. Allora, intanto ne ho approfittato per andare a bere un goccio d'acqua. Allora, è troppo silenzioso. Qui c'è un oggetto, vediamo di che si tratta. Sì, ma dimmi cos'è, un amo, cos'è? Quante cose che mi sto lasciando indietro e che non posso prendere. Il disco si intitola Giove. Troppo silenziosa. Vediamo un po'. Oh! Botanica. Utilizzo delle erbe medicinali. Come è noto, esistono molte piante a cui sono attribuite proprietà medicinali. Fin dai tempi antichi, gli uomini hanno curato ferite e malattie utilizzando diverse piante. In questo libro prenderemo in considerazione tre erbe diffuse nelle montagne Arklay e ne illustreremo brevemente le proprietà medicinali. Forse l'hanno detto anche nello scorso Resident Evil delle montagne Arklay. Ogni erba possiede un proprio colore ed è dotata di diverse proprietà curative. E questo lo so. L'erba verde ripristina la forza fisica. L'erba blu neutralizza le tossine naturali.
L'erba rossa non produce alcun effetto se utilizzata da sola, ma abbiamo scoperto che unendola all'erba verde ne amplifica l'efficacia. Illustreremo gli effetti dell'erba rossa insieme ad altre erbe una volta raccolti maggiori dati a riguardo. Nel frattempo non fatevi scrupolo di effettuare voi stessi nuovi esperimenti, poiché la vera conoscenza si acquisisce attraverso l'esperienza. Giustamente, e il libro ce lo portiamo a casa. Diario aperto, le pagine sono bianche, quindi nessuno ha scritto. Ok, anche questa porta si apre, si dovrebbe aprire. Vai che si salta. Sulle mani! No, scusate. Vacca! Proprio qui vicino me l'hanno messo. E vaccisi in quel posto però, eh. Chi è? Mo' non c'ho più niente, guarda, eh. No, ok, lui è morto. E tre. No. Un momento. Uffa, non. No, oh, una slot è libera. Ti rialzi? Non mi pare. Allora. Qui posso aprire forse uno shortcut. Dovrebbe essere qui. Piantina. Come sto? In realtà sto bene. Qui. Ah, è aperta. Forse ho sbagliato, eh. Oh, macchina da scrivere. Aspetta un secondo. Io sono. No, non ho capito se ho sbagliato io. Vabbè, cerchiamo. Qui ci sarà l'inchiostro, spero. Ma che? Sei matto? Un inchiostro. Ce l'ho io. Però, cioè, vecchie scatole e scale giacciono abbandonate. Cioè, almeno in una stanza dove c'è una macchina da scrivere, fammi trovare almeno un inchiostro. Boh, questo titolo. Allora, istruzioni speciali relative alla distruzione dei cadaveri. Abbiamo ricevuto nuove informazioni relative a questi esseri. Sembrano morti, ma in realtà possono tornare in vita. Tuttavia, esistono dei metodi per impedire che questo accada. Al momento si conoscono due sistemi per fare in modo che non risorgano. Incenerimento, distruzione della testa. Se ulteriori metodi verranno scoperti, saranno immediatamente resi noti. Non ho più voce. Nel frattempo, per coloro che ancora hanno cara la propria pelle, c'è del combustibile al piano 1F della villa. Potete prenderne quanto volete, avrete bisogno di qualcosa per infiammarlo, ma questo dovrete pensarci da soli. Ok, questo ci dice, ci parla delle Molotov, credo. Qui ci sono o delle munizioni oppure un whisky. Secondo me è un combustibile, non lo so. Munizze. Oh! No! C'è al po'. Allora, un momento.
Questa qui è una zona di ristoro, tra virgolette. Invece di mettere le cose per terra, giustamente, si crea una cassa con le cose da metterci. Allora, mi sento in dovere di... Innanzitutto, fare così. Fare così, che adesso salviamo. Fare così, perché non ho trovato alcuna utilità. E il caricatore ce l'abbiamo... Ce l'abbiamo qui. Ok. E possiamo invece fare... Guarda un po'. Oppla! Però posso trasportare una cosa sola. A sto punto... Il coltello. Questo qui che cos'è? No, ok. Ma tu cosa sei? Fiaschetta. Vediamo un po'. Zero. Secondo me qui dentro ci sarà da mettere un combustibile. Vediamo un po'. Fiaschetta. Puoi trasportare il cherosene da accendere più volte quando uno, più volte usando un accendino. Ecco, infatti. Ne che mente arguta. Però non ho l'infiamma, cioè non ho il combustibile, eccolo qui. Riempire la fiaschetta, sì. Riempito la fiaschetta con il cherosene. Ok, prima di salvare fatemi fare robe. 2. C'è una piantina giù. In realtà ci sono un po' dappertutto. Mi sa che off screen le porterò tutte lì. Questa qui... La mettiamo qua. Oh, là. Erba verde. Allora, io non credo che... Non credo di essere in difficoltà al momento. Però facciamo un'altra bella cosa. Io salvo. Salvo adesso. Perché me lo merito. Uno, perché me lo merito. Ah no. Prendere vecchia chiave, sì. Pensavo fosse una macchina da scrivere. È una macchina da scrivere, scusa. Una. Quindi usa e getta. Esamina. Vecchia chiave della villa. Sembra che possa aprire la serratura della, dalla struttura più semplice. Non mi viene in mente nulla. Però... Ce la possiamo mettere nel capranzi. Allora, tu al momento non mi servi. Le chiavi servono sempre. Facciamo ancora così. Così non devo rifare la stessa cosa. Sì.